Amici di Storie Parallele, bentrovati. Io sono Martina e come ogni mercoledì ci dedicheremo all'archeologia. Come sapete, in questo nostro spazio dedicato alla rivista Archeologia Viva, andrò a scegliere un determinato numero e un determinato articolo di cui vi parlerò. Io per oggi ho selezionato il numero 195, un arretrato dell'anno scorso, che copre il bimestre maggio-giugno 2019. Se non ce l'avete, potete tranquillamente richiedere l'arretrati nella sezione apposita del sito di Archeologia Viva. Allora, andando a pagina 40, rimarrete molto colpiti da una foto a doppio foglio che ritrae la sala B del Museo Archeologico di Ancona. Nel suo allestimento del 1914, una foto in bianco e nero molto molto accattivante. Si parla in questo articolo di Belmonte Piceno. I Piceni erano una popolazione italica che abitava nelle Marche, nell'Italia preromana. Belmonte Piceno è un comune della provincia di Fermo, molto piccolo, conta 600 abitanti e vanta anche una posizione molto panoramica. Considerate che è ubicato sull'Appennino Marchigiano, circa una trentina di chilometri dal mare e si trova fra le valli dei fiumi Tenna e Etebivo. Qui, intorno al 1910, in località appunto Collete, furono ritrovati, grazie a Silvestro Baglioni e Pietro Tofoni, delle sepolture. Sepolture che erano risalenti al VI secolo a.C. L'allora soprintendente Innocenzo Dall'Osso fece partire una campagna di scavo da cui emersero dei reperti molto importanti, conosciuti in tutto il mondo. In particolare sono tre grandi fibule con nucleo d'ambra che hanno raffigurazioni animali, un leone, una leonessa e una pantera, due pendagli in osso a forma di figure femminili alate, la famosa Dea Cupra. Soprattutto anche due anse di bronzo che raffigurano un guerriero Plita affiancato da due cavalli. Questo è diventato poi il signore dei cavalli, un simbolo molto emblematico per la cultura piscena. C'è un altro enigma che caratterizza questi scavi, ovvero alcune sepolture femminili dette delle Amazzoni. Perché? Perché in queste sepolture sono stati trovati degli oggetti inusuali per sepolture femminili: lance, teste di mazza, carri a due ruote. Quindi questo ci fa capire l'importanza, quindi il potere che aveva la donna nella società piscena. La più importante fra tutte le sepolture che sono state trovate è ovviamente la tomba più ricca, chiamata del Duce. Questa è una sepoltura che risale alla metà del VI secolo a.C. E vi fu seppellito un principe con sei carri a due ruote, le due famose anse in bronzo del signore dei cavalli che facevo riferimento poco fa, e un armamento quasi completo che comprendeva scimitarri figurati, lance, pugnali, spade. Quindi questo ci dice molto anche delle armi. Quello che colpisce particolarmente di queste sepolture è anche il grande ritrovamento di elmi in bronzo. Allora, di notevole importanza è la presenza di manufatti in ambra. Di fatto, le sepolture di ceto elevato riportano moltissimi oggetti. Orecchini, collane, amuleti, bulle, pendagli, fibule. Pare infatti che Belmonte Piceno, insieme a Numana, sulla costa, quindi Adriatica, fossero due centri importanti dell'Italia Adriatica per il commercio dell'ambra baltica, sia verso la Magna Grecia che nei territori interni degli Appennini.
Molto probabilmente c'erano dei commerci anche con le terre etrusche. La cosa che più colpisce della campagna di scavi del 1909-1911 fu che tutti i reperti che furono recuperati furono esposti a partire dal 1914 nel Museo Archeologico di Ancona, ospitato nell'ex convento degli Scalzi. Il soprintendente Dall'Osso non solo riuscì a esporvi tutti i reperti di tutte le sepolture rinvenute, cioè 188 tombe, ma riempiendo la maggior parte delle vetrine delle stanze del pian terreno del museo. Gli oggetti furono lasciati, tra l'altro, nel loro contesto di rinvenimento, quindi suddivisi per tomba, non furono mischiati. Tornando a Colle Ete, praticamente a poco più di un secolo dalla fine della celebre campagna di scavo di Innocenzo Dall'Osso, in quest'area sono state riprese delle indagini, a partire da settembre 2018. Sono state scoperte nel frattempo due nuove tombe a pochissima profondità, perché qui si parla di soli 40 centimetri. La tomba 1 presentava la fossa principale quasi completamente distrutta, mentre la tomba 2, che sicuramente era femminile, presenta un ricco corredo d'ambra e avorio. Questo scavo, su concessione ministeriale, è stato portato avanti dal comune di Montepiceno, grazie a Massimiliano Gasperini, direttore del scavo, insieme a Benedetta Ficcadenti e altri archeologi Ferreri e Di Sabatino. Oltre a Joachim Weidig, direttore scientifico dell'intero progetto, dell'Università di Friburgo in Germania. Vorrei poter avere almeno un'altra ora e mezzo per parlarvi di Belmontepiceno, del suo museo, della storia degli scavi, ma siamo arrivati al termine di questa puntata. Io spero di avervi incuriosito e vi invito a richiedere l'arretrato di questo numero di Archeologia Viva, il numero 195, e di andare nelle Marche a visitare Belmonte e il suo museo. Con questo vi saluto e vi aspetto mercoledì prossimo per una nuova puntata di 7 minuti con Archeologia Viva.